Berardo! La Amazzone pronti! Attaccate! Dai! Dì la mia parola! Ra! Rastone! Era soffitto, eccomi! Lascialo a me! Affrontarmi nella mia casa? Non so cosa sia più divertente, la tua ingenuità o la tua ostinazione. Voi, tutti voi, spero vi siate resi conto che nessuno mi può fermare. Nessuno! Neanche il tuo patetico Ardo o il conte e la sua reggente. Nessuno può fermarmi! Sì, neanche gli dèi ci riuscirebbero. Dove si erano cacciati quando Reginald esalava il suo ultimo respiro sulla scalinata del Tempio di Praios? Sono io ad avere il potere a Ferdok. Col mio denaro posso comprare più autorità in questa città di quella che potrebbe mai avere un dio! Nessuna forza e nessun potere mi potranno fermare! Sarai la mia... Eccola, non riesco ancora a credere che sia la colpevole dell'omicidio di Ardo. Lo è, mia cara, lo è. Bisogna riconoscere che sapeva esattamente come tessere intrighi. Non è stata poi così abile. La sua crudeltà ha provocato la disapprovazione di Fex e ha decisamente sottovalutato gli amici di Ardo. Già, e ora ne ha pagato il prezzo. Nessuno affronta Ardo di Borstok senza conseguenze. Nessuno! Vorrei solo aver potuto processare quella cara damigella e il nostro corrotto Tashman. Per non parlare di quel sadico di Yandrik di Andergast. Ah, non ti affliggere, Varla. Non credo che il verdetto avrebbe portato a una conclusione diversa. Ora il nostro Ardo di Borstok può riposare in pace. Questo è l'importante. Che Boron protegga la sua anima. Può darsi. Chiederò sempre quante vittime si sarebbero potute evitare se avessi scoperto prima la malvagità di Tashman. Gortosha Mortomosh. A volte l'unica cosa che si può fare è assicurarsi che le persone per bene non muoiano invano. È proprio il genere di cose che diceva Ardo. È bello vedere che il suo pensiero rivive attraverso i suoi amici. Ben detto, amici miei. Ora scusatemi.
ma vorrei portare personalmente le mie condoglianze a Emerald Storbrand per la morte di suo figlio. A presto. Auguro di avere successo.